ballerini, cantanti, musicisti, animatori, prestigiatori e tanti altri talenti saliranno nel prestigioso palco di Piazza del Popolo per esibirsi di fronte alla magica atmosfera che avvolge l'intero centro storico per le feste natalizie. Sabato 23 dalle ore 18 si accenderà il Natale a Pesaro con una cerimonia di apertura della quinta edizione della manifestazione che animerà le vie del centro storico fino al 6 gennaio. Grandi spettacoli di luce attesi con proiezioni video e laser e l'inaugurazione del Christmas on Ice, pista di pattinaggio su ghiaccio, attesa anche l'apertura dei mercatini natalizi e l'accensione dell'albero di Natale con oltre 20.000 luci LED. Novità annunciate a partire dal maxi schermo di 8 metri che scenderà dal Palazzo del Comune fino al nuovo tema scelto per questa edizione. Quest'anno il tema della manifestazione sarà l'ambiente. Abbiamo voluto portare avanti questo tema proprio perché soprattutto nei giovani c'è una grandissima attenzione ai temi del cambiamento climatico. La manifestazione dura 40 giorni, quindi per 40 giorni avremo nel centro storico di Pesaro spettacoli e intrattenimento creato dalle realtà del territorio che ogni anno partecipano numerose, ma anche da tante altre realtà che verranno comunque sia da fuori per portare la propria arte e i propri spettacoli nel centro storico di Pesaro. Il Natale di Pesaro è caratteristico anche per il coinvolgimento degli studenti dell'Istituto Artistico Mengaroni, i quali, supportati dai docenti, hanno realizzato anche per quest'anno l'animazione della favola di Natale, con l'obiettivo di far vedere alla città il valore artistico che gli studenti possono offrire. L'atmosfera natalizia sarà anticipata dalla tanto attesa ruota panoramica a trazione alta 24 metri, con 18 cabine da 6 posti ciascuna e 8.000 punti luce a LED, che verrà posizionata a largo Aldo Moro e resterà attiva fino al 6 gennaio prossimo. Il Natale sarà caratteristico anche con il ritorno del cinema in centro, con la riapertura dell'Astra. La cerimonia di apertura sarà anche quest'anno emozionantissima e soprattutto piena di grandissime novità e in qualche modo ci farà stare per quei 25 minuti, mezz'ora, con lo sguardo rivolto verso il cielo, con tutte le iniziative che si seguiranno fino all'accensione dell'albero e delle luminarie in contemporanea. Volevo concludere ringraziando di cuore sentitamente tutte le forze dell'ordine che assieme a noi garantiranno la sicurezza di questo evento e soprattutto di questi 45 giorni.